Buonasera, proprio in merito a questi numeri che se da una parte calano, poi i morti continuano a essere sempre di più tantissimi, vorrei un vostro commento sull'ipotesi della riapertura che si fa degli impianti sciistici proprio in previsione del Natale. Grazie. Beh, vedo adesso che c'è una notizia stampa, Conte von der Leyen sul coordinamento dell'Unione Europea sul Natale. L'Austria dice per la chiusura degli impianti adesso ci vogliamo i ristori. Allora è chiaro che questo è un argomento particolarmente di grande sensibilità, perché se da una parte chiaramente c'è tutta un'economia che si muove sugli impianti sciistici. Certamente non credo, anche se io il mio mestiere è quello di fare sanità pubblica, certamente non sono né un economista né fortunatamente devo occuparmi di politica o politica economica. Però è chiaro, è logico che l'attività, soprattutto a livello delle Alpi, insomma, su questa altissima, elevatissima, ogni anno c'è un business molto, molto forte. E c'è anche tanta gente che evidentemente ama sciare, insomma, questo è logico. D'altra parte, però, bisogna purtroppo ricordare che l'anno scorso, tra febbraio e marzo, vedemmo molte file sui ski lift e di fatto. Credetemi, io che leggo i bollettini interni, anche quelli un po' riservati, magari relativi agli scambi che abbiamo fra i vari paesi europei, dai proprio ski resorts partirono molte persone infette che andarono, dopo tornando a casa, alimentarono molti, molti focolai, facilitando la diffusione dell'infezione. Per cui, quello che si muove dopo intorno, diciamo, non è solo un fatto magari sciare o non sciare, c'è cioè il fatto che si va nelle baite, insomma, in luoghi chiusi ci si aggrega per forza, bisognerà anche mangiare, bere, quindi è logico che c'è tutta una serie di attività che possono condurre ad aggregazioni, aggregazioni anche in luoghi chiusi, essere quindi da questo punto di vista particolarmente rischiose. Quindi è vero anche. Leggevo questa notizia che evidentemente c'è bisogno di un coordinamento europeo, quanto mai, perché se chiude l'Italia e resta aperta l'Austria, la Svizzera, diciamo, una situazione pesantissima in termini di epidemia galoppante in questo periodo, la Francia, tutti i paesi confinanti, beh, insomma, presuppongo che molti italiani vorrebbero andare a sciare all'estero e comunque sia si creerebbe, questi non siamo a silos, insomma l'Europa è una, si viaggia da una parte all'altra, da un paese all'altro, insomma che si creerebbe comunque la situazione di crisi. Io credo personalmente che su questo argomento bisogna essere molto cauti e che chiaramente bisognerà evitare situazioni troppo rischiose perché.